Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Resident Evil 4 Remake e in questo video andremo a recuperare tutti i collezionabili del capitolo 16. Quindi siamo proprio all'inizio del capitolo, nel laboratorio di Luis. Apriamo la porta, usciamo e subito andiamo a colpire quella lanternina lì. Poi issiamo su la nostra Ashley, la nostra palla al piede. Per non dire da un'altra parte. Ed essere fini. Tiri giù, signorina, tiri giù, si sbrighi. Taglia così, bravissima. Tira giù una scala. Vabbè, lo dici tu. E ci recuperiamo la lacrima viola. Dopodiché andiamo un pochino avanti. Poi, una volta arrivati qui, nella zona del santuario, quindi semplicemente andando dritto e seguendo la strada, arriviamo qui. E ci prendiamo il ciondolo luminoso. Poi da qui vi faccio vedere la strada. Andiamo di qua. Andiamo qui sotto. Andiamo da questa parte. Qui sopra c'è della polvere da sparo. Andiamo di qua. Qui fate attenzione, ci sono due scarafaggioni giganti, che schifo. Poi andiamo di qua. E qui troviamo un lingotto d'oro. E sblocchiamo anche il trofeo sciacallo. Giovani, una volta abbattuto il boss finale, ci ritroveremo a scappare perché sta esplodendo tutto. Quindi arrivate qui, salvate, fatevi tutto questo percorso, ci vogliono proprio 2 secondi. Appena entrati dalla porta verrete attaccati da un mob. Qui dentro... Sono perduti senza il loro signore. Prendiamo l'ultima statuetta che si trova esattamente lì. Così sblocchiamo il trofeo. Vi faccio rivedere... Mazza, ma state male, ragazzi. È proprio una schifezza. Questo è il punto, esattamente qui. E lì sopra c'è l'ultima statuetta da far fuori. Lì. Fatela fuori e dopo scappate di brutto. Quindi, giovani, per questo video è tutto. Abbiamo completato tutti i collezionabili di Resident Evil 4 Remake. E sul canale trovate anche il completamento di alcuni trofei, obiettivi, di alcuni enigmi se avete bisogno solo di quelli. Ovviamente arriveranno altri titoli oltre questa bellezza, è stato veramente bellissimo e divertentissimo. Vedremo se portare un Voltru, non lo so, questi sanno proprio una schifezza. Non so se avremo il tempo perché tra il lavoro e il resto facciamo un po' fatica, però comunque... Vediamo se riusciamo magari a portare proprio tutto il gameplay di Resident Evil 4, perché è veramente un titolo meraviglioso. Detto questo, fateci sapere voi nei commenti cosa ne pensate del titolo, se vi ha divertito, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto e perché. Ovviamente lasciate un bel like, condividete, grazie mille per averci seguito e alla prossima.